see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to secondo Festival Primavera. Allora, abbiamo qua i 5 organizzatori del festival. È andata bene la serata? Beh, dal punto di vista sia tecnico che musicale è andata veramente bene. Io sono rimasto molto contento, anche dal piccolo abbiamo fatto una cosa così grande come lo scorso anno, sempre a migliorare. Secondo il mio parere di vista, anche se sono l'organizzatore, mi piace dirlo, proprio è andata bene. Una ragione che cresce in me. Quale punto si può migliorare? L'organizzazione penso... Non mi aspettavo, non ce n'è. Ma appunto, dicevo, l'organizzazione penso che non ce ne siano punti da migliorare, perché abbiamo dato il massimo. Cercheremo di selezionare concorrenti ancora più bravi, perché vogliamo che questo festival cresca, più altro su questo punto. Quest'anno davvero vi siete superati, già l'anno scorso è stato un successone sia di organizzativo sia a livello qualitativo dei cantanti. Quest'anno proprio dico, fare meglio il prossimo anno come? Dovremmo invitare Mina forse per fare meglio. No, comunque siamo contenti del risultato, perché quest'anno sicuramente ci sono stati nella seconda sezione dei cantanti che hanno dimostrato veramente grandi capacità canore, ma lo sapevamo perché, visto i trascorsi dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato, hanno calcato palcoscenici importanti in tutta Italia, quindi essere qui all'Ercara per noi è stato veramente un vanto, è una cosa che ci inorgoglisce. Grazie a tutti i partecipanti. Ancora io le mie non le ho finite. Prova a spiegare.
vivendo ti parlo di me, dell'amore, ma che parole. C'era qualche cosa, Totò, che non andava secondo te? Io ho visto veramente un bel festival. L'unica cosa che non andava sono stati i partecipanti che dopo la loro esibizione si sono messi a piangere, dietro il palco hanno pianto. Addirittura, questo è bellissimo. Sì, si sono emozionati e pure io mi sono emozionato insieme a loro. L'ultima valigia e poi tutto cambierà e già qualcuno aspetta per portarti via di qua. Spero soltanto che stavolta sia per sempre, ma quanto male fa doverti dire che se adesso te ne vai non ci sarà un posto dentro. Concludiamo con Michele, beh, tu hai vissuto il festival lavorando più di loro, ecco, perché loro hanno organizzato nel senso, no, durante la serata, dico nel senso, suonava la tastiera, quindi eri completamente, come hai vissuto lo spettacolo da quella parte, cioè mentre lavoravi, mentre suonavi? Ma io non è che abbia capito tanto di questa sera ancora, forse riguardando qualche video forse riuscirò a capircene di più. Perché però comunque molto emozionato anche dietro le tastiere, ero proprio, si trasmetteva quell'adrenalina che c'era dietro il sipario. E durante le prove? Durante le prove c'era un bellissimo ambiente, ci siamo divertiti. Riportarle qui.
siamo con Rachele Amenta. Ciao Rachele. Ciao. Sì, vabbè, c'ho la pancia ma non sono Gerry Scotti. Ecco, su Canale 5 l'avrete vista con Io Canto. Cosa si prova a stare sul palco e a fianco a questo omone gigante che è Gerry Scotti? È una sensazione bellissima, anche un'esperienza bellissima, perché siamo tutti insieme, ci divertiamo soprattutto, anche quando cantiamo. Il rapporto con gli altri che si devono pure esibire, com'è dietro le quinte nei camerini, ecco? E dietro le quinte siamo tutti preoccupati prima di iniziare a cantare, però ci confortiamo uno con gli altri. A vicenda, sì. Giusto. Allora, e quando invece sei durante le prove, con tutte quelle telecamere o anche durante la diretta, cosa si prova? Tu sali sul palco, c'è tantissima gente che ti guarda, tantissime telecamere, e tu? In realtà sono tranquilla, cioè l'emozione c'è, però sono più tranquilla, cioè sono più agitata quando devo fare spettacoli del genere che non sono in TV, e invece a Canale 5 sono più tranquilla, anche se l'emozione c'è sempre. Lo possiamo dire quanti anni hai? 12. 12 anni, ragazzi, ha già calcato grandissimi palchi e ti diamo il nostro in bocca al lupo. Ti ricordi per caso quali sono le canzoni che tu hai cantato? Sia lì da Io Canto e comunque in genere. Mi fai un breve elenco di tutte le canzoni che tu canti solitamente? I tuoi cavalli di battaglia, due, tre canzoni. Vabbè, Think, Respect, Chain of Fool, Say a Little Prayer, tante canzoni. Canzoni ultra difficili, quante volte, quante ore provi al giorno e quante volte hai cantato queste canzoni? Tante volte provo al giorno e tante volte le canto. Avrei cantato queste canzoni centinaia e centinaia di volte, eh? I genitori non possono più sentirti cantare con queste canzoni, o per loro è una gioia sicuramente? No, sì, gli piace che canto queste canzoni. Un saluto da Rachele Amenta per la generazione Non Stop. Senza di te, fotografia di chi va via. Nello specchio dei pensieri miei, ti vedo ma non ti raggiungo mai. Faccio pezzi la mia rabbia, se non fa rumore l'alba e quando sei qui davanti non si illumina, è perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. Go back.
informare chi è in platea che non solo ci saranno i classici tre premi, terzo, secondo e primo. A proposito, chi si aggiudicherà il primo premio avrà la possibilità di vincere 500 euro. Sì. E non solo. E in più? Anche la possibilità di registrare un brano. Nel nuovo studio di registrazione della Art & Sound Production. Per questo noi salutiamo là sotto che sta lavorando Davide Seminerio. Ciao Davide e grazie. A proposito di premi, vi dicevo, c'è anche un premio che riguarda la radio, come l'anno scorso, c'è il premio Radio Lercara, cioè chi... Infatti ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando, perché siamo in diretta con radiolercara.it, che possono votare i nostri concorrenti accedendo all'home page della nostra radio, www.radiolercara.it. Lì potranno votare il loro preferito. Perfetto. Lì potranno votare il loro preferito, ma la radio questa volta scende in platea. Voi da lì sopra non mi vedete perché siete abbagliati dalle luci. Dove sei? L'ho visto. Francesco Scimon. Buonasera a tutti. Anche quest'anno, come già l'anno scorso, come dicevano appunto Saverio e Gloria, abbiamo voluto riproporre il premio Radio Lercara. E già da un paio di settimane è possibile votare i ragazzi che si esibiscono questa sera al Cineteatro Idel con numeri veramente notevoli. Stasera ospite anche Gero Riggio. Sì. Allora Gero, raccontami di questa tua nuova canzone. Io premetto che sono un grande fan di Gero, gli altri due singoli io ce l'ho col CD in macchina, quindi dico, allora parlaci di questo nuovo singolo, quindi Vai Mountain Bike tu. Sì, adesso faccio pure l'evento anche. Ah, quindi hai promosso talmente tanto ormai... il singolo sì, che hai cominciato sì, a prendere. Adesso faccio tutto. No, niente. Come è uscita fuori questa canzone? Perché volevo creare un pezzo che fosse molto radiofonico, che fosse molto diretto, che comunque fosse molto spensierato, ecco, è questo l'obiettivo. Okay, ci sei riuscito alla grande perché è molto radiofonico. Commentavamo anche prima mentre che eravamo seduti, appunto, che sì, era proprio radiofonico. La mia moto, vai, lo puoi lasciare indietro anche te, scrivo chilometri e allora. Faccio a pubblico il tempo che voi
marce volerò. Io sono contento di essere qua, non mi aspettavo di essere in giuria, per dirti la verità, e mi sono trovato un po' impreparato. Ho cercato di dare dei giudizi molto obiettivi, speriamo, ovviamente qualcuno rimane deluso e qualcuno no, ma purtroppo i festival sono così. Era tra l'altro, appunto, come hanno era detto molto in molti stasera, molto che difficile. Era molto difficile, sì, perché erano veramente tantissimi bravi cantanti. Mi piace così affrontare la vita sotto un sellino blu, superando la salita, perché un giorno così non lo scordi mai più, specialmente se c'è il sole, ascolti solo la musica. Ormai limiti non ha, il tuo sguardo è come un canto, mi confonde sempre più, ma non dirmi che non senti la magia di quei momenti, quando il mondo siamo noi, devi dirlo dolcemente. Siamo con la vincitrice, Chiara Tinnirello. Ciao Chiara, da dove vieni? Da Palermo. Allora, dici tu la canzone che hai interpretato stasera, titolo, autore. Allora, questa sera ho cantato per il festival Come in ogni ora di Karima. Questa canzone è una delle tante che tu canti o questa sera... Allora, io principalmente faccio jazz, quindi è una canzone che... del mio repertorio, ma non del repertorio mio veritiero, diciamo così. Ah, ok, quindi questo sei voluta esibire un pochino fuori dalla... Anche perché Karima l'apprezzo molto, mi piace la sua qualità timbrica e quindi mi avvicino molto a questo genere che anche abbiamo sentito. Questa sera la giuria ha deciso di premiarti ed è stato un compito molto difficile, perché tantissimi erano bravi, ma tu hai avuto quel qualcosa in più. Secondo te cosa hai avuto in più? Non penso di aver avuto qualcosa in più, penso che comunque uno deve vincere e delle volte è uno o l'altro. Io non so cos'è che di mio è arrivato rispetto agli altri, perché comunque c'erano molti ragazzi che meritavano. Eravamo allo stesso livello molti, quindi no, non ho risposta a questa domanda. Sentivo molte sfumature della tua voce che a un certo punto cambiavano e si diventavano un po' forse più jazz, più blues, non so, più graffianti comunque. Questa non so se delle volte può essere una cosa negativa o una cosa positiva, è molto, rende molte critiche delle volte purtroppo. No, positiva, perché deve assolutamente spiccare una voce per essere apprezzata, e nel tuo caso è questa. Salve, buonasera, è questa.
questa la motivazione che ti ha fatto vincere, sicuramente, dico, una delle tante. Complimenti, complimenti. Grazie, grazie. Guardo assente, inseguo il tuo ritorno, ma non riesco a credere che non sei qui con me. Aspettavi, non so. No, perché ci sono tanti bravi cantanti questa sera e non me l'aspettavo. Grazie. Bravo. Grazie. E grazie a te. Consegna il premio Tecla. Complimenti e a presto, in bocca al lupo anche a Pietro per tutto. Noi abbiamo voluto soltanto calcolare i primi tre. Con l'11% dei voti al terzo posto troviamo Martina Mineo. Martina, goditi questo momento di gloria. Al secondo posto, con il 13% di voti, troviamo Loredana La Rosa. Con 964 voti, Emanuela Garlisi. Terzo o terza classificata? Il terzo classificato è Mirko Giulla. Consegna la coppa Jessica. La seconda classificata è Marilena Marzalona. Qui c'è la coppa, consegna la Vina, complimenti Marilena. Questo è ovviamente l'assegno di 500 euro per il primo o la prima classificata. E allora, prima classificata, prima, Chiara Tinneriello. Bravo. Complimenti. Brava Chiara. Complimenti Chiara, complimenti. Dico complimenti a tutti. È stata una manifestazione bellissima, un pubblico bellissimo. Chiara, complimenti, sei stata veramente, veramente brava. Io dico bravi e brave tutte, bravissimi e bravissime tutte.